crisi della De Tomaso. Il Consiglio regionale si è riunito l'11 aprile in seduta straordinaria per discutere della crisi dell'azienda automobilistica De Tomaso di Grugliasco. Al termine del dibattito, durante il quale è intervenuta anche l'assessore al lavoro Claudia Porchietto, è stato approvato un ordine del giorno, primo firmatario Andrea Buquicchio, Italia dei Valori, che impegna a fare chiarezza sulle responsabilità, valutando l'eventualità di un esposto presso la Procura della Repubblica per presunte irregolarità. Il difensore civico sul web. Aggiornate le pagine internet del Difensore Civico presenti su www.cr.piemonte.it. Sono state introdotte due importanti novità, la newsletter e le domande frequenti. La prima è una mail informativa nella quale il Difensore Civico comunica direttamente con il cittadino per presentare la sua funzione pubblica. Nella sezione domande frequenti, l'utente può capire se la sua situazione rientra in una delle casistiche affrontate dal Difensore Civico e seguire l'iter indicato. Concerto del 25 aprile. Anche quest'anno Piazza Castello a Torino sarà teatro del tradizionale concerto del 25 aprile in occasione della Festa Nazionale della Liberazione. A partire dalle 16 si alterneranno sul palco artisti, testimoni dell'epoca, studenti delle scuole superiori per una giornata di musica e letture per ricordare i valori che stanno alla base della Costituzione e della Repubblica. Si esibiranno, tra gli altri, Paola Turci, Angelo Branduardi e Teresa De Sio. Mostra il fascino borghese. Il fascino borghese della fotografia, politica, costume e società dell'archivio fotografico del Borghese, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, è ospitata nel Museo Civico Casa Cavassa, via San Giovanni 5 a Saluzzo. L'allestimento propone una ricchissima panoramica dell'Italia che fu, dall'immediato dopoguerra agli anni di piombo. È visitabile fino al 29 aprile, martedì e mercoledì dalle 10 alle 12.30, dalle 15 alle 17, giovedì e domenica dalle 10 alle 12.30, dalle 15 alle 19. Dalla storia alla satira. Dal 14 aprile al 13 maggio è visitabile presso la Fondazione Rosmini di Domodossola la mostra Dalla storia alla satira, cronache ed eventi in caricatura da Cavour ad Andreotti, curata da Dino Aloi. L'allestimento itinerante, promosso dal Consiglio regionale del Piemonte, propone più di 400 vignette satiriche uscite dalla matita di grandi autori e vuole essere testimonianza storica e omaggio ad alcuni dei principali personaggi della storia d'Italia, dal 1848 a oggi.